Oggi cerco di sfatare un falso mito che nei miei ambulatori è veramente una costante. Alcuni anziani che una volta avuta l'indicazione di fare una protesi, sia essa di anca o di ginocchio o di spalla, dicono: sono troppo vecchio, dottore, per essere operato. L'esperienza ambulatoriale però ci dice che ormai gli ottantenni arrivano a quest'età in condizioni di salute che spesso sono ottimali e molto migliore di quello che erano i nostri anziani soltanto qualche anno fa. Quindi un soggetto in buona salute con un'indicazione chirurgica deve, a mio parere, essere incoraggiato ad affrontare l'intervento, in quanto non è giusto che una persona in buona salute venga limitata nelle sue attività e in quello che gli piacerebbe fare da un'articolazione. L'altra cosa da considerare è che le tecniche chirurgiche sono cambiate nel tempo. E non solo, oltre ad avere ottimi materiali che ci consentono di essere impiantati con delle vie sempre meno invasive, abbiamo recentemente migliorato nei nostri reparti anche la gestione medica del paziente. Infatti sono più di 6 anni che nella nostra struttura facciamo un percorso di recupero rapido, cosiddetto fast track, che aiuta gli anziani a superare gli interventi con una aggressività per le loro condizioni mediche generali estremamente ridotta rispetto al passato. Basta considerare che un paziente operato il giorno stesso può camminare e in 2 o 3 giorni mediamente riesce ad andare a casa senza avere più necessità di un'ospedalizzazione. Come terzo fattore inoltre dobbiamo considerare che le protesi hanno comunque una durata nel tempo, quindi è proprio da anziani che è il momento giusto per operarsi perché, eccetto che ci siano delle rare complicanze, quello è un impianto che il paziente potrà godere per tutta la vita, mentre viceversa, operandosi in età molto precoce, la vita dell'impianto potrebbe essere inferiore alla vita attesa del soggetto. Quindi riassumendo, non c'è un'età che è troppo tardi per potersi operare se le condizioni di salute generale lo consentono. Bisogna riferirsi in centri che abbiano dei protocolli di gestione medica avanzata in modo da minimizzare l'impatto medico per il paziente dell'intervento chirurgico. E poi consideriamo che i nostri anziani hanno un'attesa fortunatamente di vita lunga e che il prima faremo questo intervento, il più è probabile che queste persone rimangano autonome e indipendenti nelle loro attività quotidiane, con un vantaggio per loro stessi e per tutti quelli che gli stanno intorno.